Buongiorno, eccoci alla seconda giornata di Forum PA, ancora Annalisa Gramigna e Michele Melchionda Buongiorno a tutti. in apertura con un caffè con. E quest'anno la novità è che il Caffè Con è dedicato a un programma e ad una strategia nazionale che sta lavorando sulle competenze digitali. E parliamo quindi nel corso di tutti i nostri incontri di apertura del Forum PA di Repubblica Digitale. Ieri abbiamo aperto con la spiegazione, diciamo, e le indicazioni relative alle caratteristiche principali di questa strategia nazionale. Erika Miglietta e Nello Iacono ci hanno presentato appunto il percorso che ha portato a questa strategia e che si è sviluppato lungo tutto questo anno, diciamo, praticamente dalla fine del Forum PA dell'anno scorso. E Nello Iacono in particolare ci ha parlato dei quattro assi lungo i quali, diciamo, si articola la strategia. E quindi le nostre giornate, quella di oggi e le prossime fino a venerdì, sono appunto dedicate a ognuno di questi assi. Il primo è quello dedicato all'istruzione e all'università. Chi sono i nostri ospiti oggi, Michele? Allora, oggi diamo il benvenuto, anche oggi, perché sono stati anche ieri con noi all'apertura, alla dottoressa Elisa Pintus, del gabinetto del Ministro dell'Istruzione, provenienza universitaria, se non ho informazioni sbagliate, buongiorno, e quindi accademia, professore di economia aziendale. L'ingegner Nicola Mazzocca, anch'esso facente parte del mondo accademico su vari fronti, al momento anche consigliere del ministro dell'università e della ricerca. Con entrambi, oggi, come anticipava Annalisa, proveremo a verticalizzare gli ambiti che riguardano esattamente due attori principali della costruzione di competenze del nostro paese. Quindi direi che Perfetto. possiamo cominciare. Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Allora, questi mesi sono stati decisamente particolari, lo sono stati a maggior ragione per i vostri ambiti, diciamo, di riferimento, per il mondo dell'istruzione e il mondo dell'università. E per quanto riguarda quindi il tema delle competenze digitali, volevamo partire da una così. Un focus, ma molto rapido in realtà, su quelle che sono state le iniziative più significative che sono state sviluppate sia sul fronte dell'istruzione che sul fronte dell'università. Tenete conto, così ce lo diciamo da subito, che abbiamo, diciamo, in tutto circa 20 minuti e quindi in realtà volevamo parlare anche di altro, quindi se riuscite a farci un affresco, diciamo, delle iniziative più significative, poi passeremo anche ad altre domande. Lascerei la parola alla dottoressa Pintus, grazie. Aspetti che non la sentiamo, aspetti, aspetti, riproviamo. No, non la sentiamo. Adesso? Benissimo, perfetto, Perfetto. grazie. Ok. Ora vado subito al punto, senza preamboli. Quindi, Grazie. quali sono state le iniziative? Come segnalavamo ieri, lo stress test, della pandemia è stato un elemento che di fatto ha consentito di fare un'analisi e anche un'autoanalisi all'interno del Ministero circa ciò che era rilevante, e noi nel documento di Repubblica Digitale sulle strategie abbiamo diciamo, tenuto conto di questa esperienza. Da anni il Ministero è costantemente impegnato nella promozione e nel sostegno di iniziative dirette al potenziamento delle competenze digitali, tanto degli studenti quanto dei docenti, e lo fa attraverso forme di collaborazione integrata, virtuosa, tra scuola, tra il mondo della scuola, che evidentemente è
è ampio, eterogeneo e diversificato. L'università, che è evidentemente il nostro partner privilegiato, associazioni not for profit e ovviamente anche la business community, realtà imprenditoriali del settore che sono un elemento dirimente in un ambito come questo. Alcune azioni hanno costituito, dal nostro punto di vista, una puntuale e progressiva attuazione di strumenti programmatici. Vi faccio un esempio: il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, il Programma Operativo Nazionale, cosiddetto PON, per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020, è stato certamente, come dire, uno spartiacque rispetto al passato in termini di innovazione digitale e quindi competenze. Il Ministero ha investito per il potenziamento della connettività delle istituzioni scolastiche con l'utilizzo della banda larga e ultralarga, per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata, iniziative secondo noi in grado di produrre un impatto sia in termini di acquisizione di dotazioni, di attrezzature che di innovatività in tutti i gradi di istruzione. Noi puntiamo molto sul messaggio che si lavora sull'investimento in infrastrutture materiali e immateriali. Segnaliamo per esempio i laboratori innovativi per la didattica digitale, laboratori territoriali per l'occupabilità per le scuole del secondo ciclo, spazi di apprendimento alternativi, aule aumentate per la tecnologia e laboratori professionalizzanti in chiave digitale. C'è stata una tensione fortissima per il finanziamento di progetti per lo sviluppo di competenze digitali degli studenti sin dalla scuola primaria. Si segnalano progetti per la realizzazione di curriculi digitali innovativi promossi da reti di scuole e centri di ricerca. Coding, faccio un esempio perché ci stiamo ragionando con Nicola Micozza e perché è un'azione che ha già avuto luogo, molto successo ed è una leva forte secondo noi per il creare trasversalmente competenze e innovazione. Dicevo coding, ma anche vi faccio altri esempi, tutta l'area STEM, big and open data, arte e cultura digitale, educazione alla lettura e alla scrittura in ambienti digitali, economia digitale e imprenditorialità digitale. Un'altra area, secondo me, rilevante è quella dei progetti relativi a metodologie didattiche innovative. Il potenziamento delle competenze digitali e anche qui di nuovo nelle discipline STEM, all'accompagnamento degli studenti nell'accesso alle nuove professioni digitali. Ancora una volta, anche qui con il MUR stiamo lavorando per consolidare questa integrazione, secondo noi assolutamente imprescindibile. Un'altra parte riguarda progetti didattici per gli studenti della scuola primaria per lo sviluppo del pensiero computazionale. Quindi stiamo cercando di lavorare a tutto tondo. Il Ministero non da oggi, ma da tempo ha investito in questi ambiti che noi riteniamo strategicamente indispensabili. Un altro elemento che vorrei segnalare è che per la formazione del personale docente ci sono alcune esperienze realizzate, per esempio Future Labs, che sono 28 poli di formazione innovativi realizzati in tutte le regioni per la formazione dei docenti sul campo, anche in raccordo con l'attività delle equip formative territoriali. Dottoressa, allora, una segnalazione tecnica, ci dicono la regia, se riesce, c'è un ritorno di qualcosa che sta provando a installare sul PC, se riesce a... Una chiavetta USB, qualcosa del genere, se riesce a bloccarcela, perché altrimenti
abbassa la voce. E poi l'abbiamo fermata perché stava spoilerando la seconda domanda. Esatto. che in realtà Grazie. No, ma tra l'altro ho misurato col cronometro i minuti e non volevo occupare lo spazio di Nicola, ma è stata bravissima. Grazie, adesso diamo la parola a Nicola allora. Passiamo grazie la parola all'ingegner Mazzocca allora, prego. Allora, se mi sentite posso fare qualche osservazione. Allora, l'università sicuramente è stato uno dei sistemi che abbiamo visto più resiliente, no, in questo periodo. Perché questo? Perché ovviamente il livello culturale delle persone che seguono gli studenti dell'università è più alto di quello della scuola, probabilmente anche la possibilità economica degli studenti universitari in una platea più ristretta non è quella della scuola. Quindi, diciamo, è stato un po' più semplice, in una condizione complicata, quindi sembra una cosa di contrasto, essere un sistema fortemente resiliente. Che significa resiliente? Resiliente significa che noi abbiamo svolto le nostre attività di didattica. La didattica è fatta di lezioni, è fatta di spiegazioni, è fatta sicuramente di esami e tutte queste cose sono state fatte, reinventando ovviamente in taluni casi dei processi. Immagino che tutti gli ascoltatori hanno potuto vedere, per chi aveva uno studente a casa, le modalità in cui sono stati svolti, ad esempio, gli esami scritti, perché mentre l'orale più o meno ovviamente nei sistemi di teledidattica è più semplice, lo scritto è un po' più complicato e quindi ovviamente si è dovuto mettere in un sistema che non era in alcun modo banale. Il fatto che l'università si fosse un po' mossa prima con alcune piattaforme, ovviamente questo ha aiutato il sistema universitario nel suo complesso ad avere una risposta più che soddisfacente. Se penso in questo caso, faccio solo un piccolo accenno a quello che può essere l'Ateneo da cui provengo, in realtà non dirò qual è per essere massimamente terzo, un ateneo molto grande. In realtà nei primi due mesi del Covid sono stati fatti circa 14.000 esami, quindi un numero di esami particolarmente significativo. Ora, qual è però il problema che un po' si è ovviamente dovuto affrontare? È che ovviamente non siamo pronti sicuramente col sistema dei laboratori, no? I nostri laboratori sono laboratori più usufruibili in presenza. Ci sono dei prodotti che sono importanti per poter fare delle sperimentazioni a distanza, ma queste qui ovviamente sono sempre in un numero limitato. Quindi abbiamo compreso in realtà che la virtualizzazione di tutto il percorso formativo, anche della parte pratico-esercitativa, va comunque rivisto. E questo penso sia uno dei risultati di questo periodo. Come abbiamo capito che in taluni punti i nostri studenti, stando a casa, hanno dei problemi importanti di divario digitale, no? Perché c'è un problema di banda e lo studente universitario che è in tutte le sedi, in qualche modo, delle nostre regioni, può avere dei problemi di banda significativi. Volevo solamente accennare che in realtà questo sistema porterà delle modifiche. Anche negli atenei che svolgono le attività in presenza, in didattica, come si dice, sincrona, cioè, e così è stata svolta la didattica, perché le lezioni sono state fatte non in modo registrato, ma in modo comunque interattivo, ovviamente c'è stato un problema di poter sfruttare questa pandemia come una nuova possibilità. Faccio un esempio molto semplice. Le spiegazioni sono fatte nella maggior parte in piazze telematiche, no? Cioè viene chiesta una domanda e il docente risponde. Qual è il vantaggio di questi incontri settimanali che i docenti fanno con gli studenti? Quello lì che anche uno studente che non ha interesse a porre una particolare domanda può seguire, quindi c'è una maggiore interattività, ma soprattutto può fare una domanda non dovendosi spostare da casa per chilometri per venire all'università per parlare con un docente 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora. Quindi c'è un sistema sicuramente interessante. Abbiamo capito che ci deve essere una maggiore qualità delle nostre banche dati multimediali, perché se uno fa una lezione a distanza deve in qualche modo poter far vedere qualcosa in più, quindi ovviamente lo può far vedere anche dall'aula, però questo è un elemento molto importante della qualificazione. Quindi i nuovi strumenti, le nuove modalità che in qualche modo si devono collegare per poter dare una didattica in presenza molto più efficiente. Probabilmente molti avranno letto, e così termino, che a settembre ci sarà un sistema misto. Il sistema misto che cosa prevede? Che alcuni studenti saranno in aula e altri studenti saranno a distanza per quei corsi che sono particolarmente affollati. Beh, anche questa sarà un'altra occasione di esperienza didattica in cui probabilmente
quelle lezioni che abbiamo fatto da casa saranno fatte in aula con un certo numero di studenti che ruoteranno e avrà la necessità e l'importanza di rincontrare i nostri studenti nelle aule universitarie, che per noi è uno degli elementi fondamentali. Quindi integrazione di strumenti, integrazione di metodologie, integrazione di tecniche di valutazione che ovviamente in questo contesto cambiano. Le volevo fare una domanda in particolare, ingegner Mazzocca, perché la pandemia, ok, ci ha portato a dover reagire, appunto, come ci spiegava molto bene. Però ci sono esperienze interessanti che in realtà ci fanno intravedere, diciamo, un ruolo potenziale dell'università per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze digitali molto interessanti. E penso in particolare ad un'iniziativa che è stata realizzata dal Dipartimento di Sociologia della Federico II, in particolare dal professor Alex Giordano, che proprio ha raccontato questa esperienza da questi microfoni di Forum PA. E qualche mese fa, quindi attraverso un tirocinio formativo, sono una trentina di ragazzi di sociologia, sono stati portati prima all'interno di un percorso di alfabetizzazione sulle tecnologie, grazie alle grandi competenze che l'università ha, quindi dentro alle sue attività di ricerca, quindi sulla robotica, sull'intelligenza artificiale, e attraverso queste competenze sono stati poi loro a poter realizzare delle azioni di mentoring direttamente con le imprese del territorio a supporto della transizione digitale, diciamo, delle piccole e medie imprese dentro al piano Industria 4.0, perché l'università, insieme alle Camere di Commercio, supporta appunto questo percorso all'interno del PIDMED. E quindi diciamo che fra l'altro tutto questo ha portato anche alla creazione di una format multimediale che poi è stato passato anche dalla RAI, da RAI Education. Quindi tutto questo lavoro mi fa chiedere, diciamo, mi fa intravedere sulle competenze, per quanto riguarda le competenze digitali, un ruolo molto importante dell'università se si mixano, diciamo, quelle che sono le missioni dell'università, cioè la didattica, la ricerca e la cosiddetta terza missione. Su questo volevo confrontarmi con lei proprio rispetto al ruolo e al potenziale dell'università in questa direzione. Allora, io penso che l'università, come dice lei, è una delle istituzioni che può servire per la ripartenza del paese, ma in realtà per la crescita complessiva del nostro sistema. Lei individuava nella terza missione, in questa domanda che lei mi faceva, un ruolo molto importante. Una terza missione, in questo caso coniugata, mi faccia dire, in un modo particolarmente innovativo, no? Perché è una terza missione che si collega da un lato alla terza missione, cioè al dare, dall'altro alla formazione, cioè una terza missione fatta sicuramente in modo guidato dai docenti, ma sicuramente fatta, questa è una cosa molto importante, dai nostri studenti, no? Quindi studenti che entrano in un percorso formativo nuovo e possono fornire il loro contributo. È il modo importante in cui noi stiamo tentando di riportare un nuovo piano all'attenzione che il ministro Manfredi sta sviluppando, proprio di integrazione delle competenze digitali in tutti i campi del sapere, no? Quello che noi chiamiamo trasformazione digitale. La trasformazione digitale è trasformare qualche cosa che non esiste, no? Perché sennò non si trasformerebbe una cosa che è già digitale. Quindi in questo processo l'università può svolgere un ruolo importante. Può svolgere un ruolo importante però se si passa, lo diceva lei benissimo, dal mondo degli strumenti al mondo della progettazione del pensare, cioè al mondo del metodo. Perché ovviamente l'attività degli strumenti, cioè far sì che qualcuno assuma degli strumenti, è fondamentale. Però forse oggi, anche rispetto ai nostri studenti, spiegare uno strumento senza contestualizzare l'utilizzo dello strumento stesso, forse è una cosa un po' di retroguardia, perché teoricamente uno impara a usare, faccio un esempio molto banale, un foglio elettronico per poter fare un grafico, ma in realtà poi farà un grafico dopo 5, 6 mesi, un anno, e probabilmente quando lo farà non si ricorderà manco che quel grafico come si faceva. Quindi, come dice lei, bisogna in qualche modo creare dei percorsi in cui ci siano degli esperti di dominio e degli esperti tecnologici che lavorino insieme. Noi oggi abbiamo fatto corsi con esperti di dominio che a volte diventano bisti e corsi con degli esperti tecnologici che a volte diventano tuttologi. E ovviamente questo non va bene né nell'uno né nell'altro caso, perché se l'università è quel luogo del sapere, queste competenze si devono integrare e se non ci riescono due professori, più difficile sarà che ci riescano due studenti.
Quindi questo è un aspetto molto importante. Lei lo diceva nella terza missione, io lo dico anche, ma lo diceva anche lei, nella parte di ricerca, perché la ricerca che cos'è? L'inizio della terza missione, in qualche modo. Quindi anche avere questi incontri telematici, promulgare la ricerca attraverso forme nuove, rendere i risultati della ricerca più intellegibili. Parliamo tanto di open data, di open result della ricerca, e beh, però se probabilmente bisogna coniugarla in un modo differente, sia per i nostri studenti che poi entrano nel sistema produttivo, che per tante altre situazioni. Io penso che questo sia l'approccio nuovo, un approccio che, ripeto, sarà nel piano di ripartenza del MUR, un approccio che noi dobbiamo condividere anche con la scuola, perché secondo me la forza di questo sistema è che questo è un metodo continuo, no? Lo studente che pensa digitale sarà un buono studente universitario, sarà un buon professionista, sarà una persona che ci aiuterà alla crescita, ma anche se si dovesse fermare nel suo percorso formativo dopo la scuola con dei percorsi professionalizzanti, la sua realtà sarà meno distante, no? Okay. Le faccio un esempio e così chiudo. Abbiamo parlato con la professoressa Pintus molto spesso degli istituti alberghieri, no? Ma tanto c'è da fare negli istituti alberghieri con la trasformazione digitale, no? Per capire se un'impresa è sostenibile, per i piccoli imprenditori che vogliono aprire un chiosco, devono sapere l'impatto costi-benefici. Con un foglio elettronico forse si va più facilmente che facendo tanti conticini a mano. Però devono pensare all'impresa con uno strumento digitale, non al foglio elettronico in isolamento. Grazie. Eccellente. Allora io faccio un ponte utilizzando diciamo degli spunti che ci ha fornito sia oggi che ieri, parlando di strumenti e metodi, e io ci aggiungo un pezzo ancora. In uno dei documenti della coalizione si fa riferimento alla sfida riferita al mondo dell'educazione nel suo complesso, cioè nel senso di come dobbiamo intervenire in termini di sistema, cioè di come in qualche maniera non dobbiamo accontentarci di introdurre strumenti, ma bisogna in qualche modo introdurre metodologie. La metodologia nel mondo della scuola è sicuramente nelle mani del corpo docente, e questa metodologia nelle mani del corpo docente merita una progettazione. Molto interessante questa comunicazione costante tra mondo dell'università, ricerca, scuola, perché forse una delle aspettative, e qui chiedo alla professoressa Pintus se sono previste o che cosa sta pensando il mondo della scuola per preparare una progettazione di metodo da consegnare e quindi mettere nelle mani del corpo docente, quindi sostanzialmente far partire questa costruzione di nuove competenze nel mondo della scuola dai docenti, e dando come assunto che è un progetto da mettere in campo, che non ci si può aspettare venga fuori da iniziative spot e non in qualche maniera governate. Cosa ne pensa, professoressa? Allora, sono d'accordo con lei, e anzi la sua domanda mi consente di declinare due postulati fondamentali. Uno è l'idea di un nuovo umanesimo, quindi di non buttare a mare le esperienze innovative che si sono fatte, ma di utilizzarle come leve per il cambiamento per il futuro. E l'altra è che questo cambiamento per il futuro sia, come dire, come si dice adesso, quindi faccio il professore di management pubblico, sia frutto di un'opzione che io chiamo lifelong learning, cioè l'idea è che ci debba essere una formazione permanente, non creata come è accaduto nel passato in base ad elementi di vincolo che diventavano anche precondizioni, quindi il corso concorso piuttosto che meccanismi che creavano dei salti anche di competenze del personale docente, ma che poi non creavano quell'azione di manutenzione che invece nell'ambito del quale stiamo parlando, l'innovazione tecnologica, sono fondamentali, perché si va in obsolescenza di conoscenze in modo velocissimo. Quindi sono d'accordo rispetto alla sua domanda, e di fatto il ministro ha licenziato a fine giugno delle linee guida per la ripartenza, in cui la tensione verso la formazione del personale docente è un
un asset fondamentale. Vi segnalo anche che così come voi registravate una integrazione fra ministeri, che è evidentemente un elemento di governance virtuoso, c'è anche in questo momento un'azione di integrazione molto forte tra il Ministero dell'Istruzione e le altre amministrazioni locali che si occupano di scuola. E questo è un altro elemento a sua volta decisivo per andare avanti in modo virtuoso ed efficace. Segnalo poi, rispetto alla questione della formazione del personale docente, alcuni elementi. Per l'acquisizione delle competenze digitali del personale docente, per esempio, il Ministero tiene conto del framework europeo DigiComp Edu per la misurazione delle competenze digitali di docenti educatori. Non ne abbiamo parlato in modo specifico, ma è evidente che non è solo importante creare condizioni o precondizioni perché il personale docente sia in grado di utilizzare le tecnologie e di trasmettere i messaggi didattici in virtù anche delle tecnologie digitali, ma è necessario anche fare delle autovalutazioni o delle valutazioni delle proprie competenze. Quindi questo è un altro elemento fondamentale, così come un aspetto necessario che sul quale il Ministero sta lavorando è quello dei percorsi per le competenze trasversali, lo cito, quelli che si chiamavano prima alternanza scuola-lavoro e che sono legati a creare attraverso partnership con associazioni ed enti pubblici e privati l'adesione delle scuole a progetti innovativi. Quindi le competenze sono effettivamente un asset fondamentale, le competenze che, per le quali si fa manutenzione, innesto di nuovo, eccetera, sono un asset fondamentale per il settore dell'educazione, ma sono anche un elemento che deve essere condiviso e virtuoso tra tutti gli attori, anche stakeholder esterni che in qualche modo collaborano. Okay, un altro aspetto importante secondo noi di competenze è creare condizioni perché l'orientamento alla formazione universitaria sia fatto anche attraverso questo meccanismo. Bene, ci avete consegnato uno scenario di collaborazione che ci piace molto e di interazione tra i due mondi, ed è un po' quello che tutti noi ci aspettiamo, e quindi immagino anche voi state lavorando per questo. Vi dobbiamo salutare, vi ringraziamo molto della vostra partecipazione e a questo punto dobbiamo lanciare... Sì, adesso a questo punto completiamo anche un po' il quadro nell'ambito di queste collaborazioni con un contributo video che ci ha fornito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, che ci sembra un altro aspetto più che importante di quello che stiamo dicendo. La dottoressa Anna Laura Orrico ci consegna una intervista di qualche minuto e noi vi salutiamo e vi ringraziamo per essere state con noi. A domani. A domani, grazie, arrivederci. Buongiorno a tutti, è un piacere essere ospite di Forum PA, saluto dunque tutti gli organizzatori e ovviamente chi partecipa al forum e segue le tantissime iniziative previste nel vostro programma. Rispetto al tema della pubblica amministrazione e di un ministero come quello che mi onoro di presiedere come sottosegretario, ovvero il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, credo che il tema principale sia quello della digitalizzazione, che poi è il tema che è venuto maggiormente fuori con nuova forza, con nuovo vigore proprio a causa della pandemia. Il tema del digitale è fondamentale non solo per riavvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione attraverso strumenti più agevoli e anche un linguaggio più agevole e immediato, ma è anche fondamentale per migliorare la qualità del lavoro all'interno della pubblica amministrazione e la stessa produttività. Abbiamo visto in questi mesi quanto il forzato smart working in realtà si sia rivelato in alcuni casi uno strumento vincente che ha consentito alla pubblica amministrazione di continuare a lavorare
lavorare, quindi di portare avanti tutta la mole di lavoro che ne è derivata dai numerosi decreti di emergenza che sono stati emessi dal governo, e abbiamo visto come lo smart working però in alcuni casi abbia avuto tutta una serie di difficoltà proprio perché la pubblica amministrazione non era adeguatamente attrezzata, ma lo sforzo di questo governo è stato importante, soprattutto da parte del ministro della pubblica amministrazione, la collega Fabiana Dadone. C'è stato un grandissimo impegno per consentire non solo che gli uffici e i lavoratori soprattutto avessero accesso immediato ovviamente alla pubblica amministrazione da casa, quindi attraverso la fornitura dei PC e di una connessione ovviamente adeguata, e sappiamo molto bene che come governo dobbiamo continuare sulla strada della digitalizzazione, dobbiamo insistere perché il digitale è uno strumento che dobbiamo governare a favore del miglioramento della qualità della vita. Sul tema dei beni culturali la digitalizzazione diventa ancora più importante, soprattutto rispetto al tema della formazione di chi lavora nella gestione dei luoghi della cultura, affinché il digitale, quindi lo strumento dei social, ma anche gli strumenti tecnologici che consentono di vivere delle esperienze innovative sulla fruizione del patrimonio culturale, possano diventare ovviamente oggetto della gestione quotidiana del nostro patrimonio culturale. Digitalizzare il patrimonio culturale significa investire sull'accessibilità a tutti del patrimonio culturale, e non è soltanto un tema che, come abbiamo visto durante il lockdown, ha consentito a tantissime famiglie, a tantissimi italiani di trascorrere una parte del proprio tempo in casa attraversando viaggi virtuali di parchi archeologici, musei e gallerie d'arte. Il digitale anche dopo la pandemia può ritornare ad essere, può essere lo strumento attraverso il quale permettere a tutti gli italiani e non solo di accedere alla fruizione del nostro patrimonio culturale, una fruizione che non sempre è permessa, vuoi per alcune difficoltà fisiche che si possono avere nell'accedere al patrimonio culturale, vuoi per alcune situazioni di disagio magari economico che non consentono a tutti di acquistare agevolmente un biglietto per entrare in un museo. Attraverso il digitale noi abbiamo anche la grande possibilità di raggiungere il pubblico delle giovani generazioni e attraverso il patrimonio culturale rafforzare e costruire un nuovo rapporto tra la pubblica amministrazione e le giovani generazioni proprio attraverso il linguaggio immediato che le nuove tecnologie consentono di realizzare. Ci attendono delle sfide molto importanti, la sfida sicuramente maggiore è quella di formare sempre di più il personale della pubblica amministrazione ad utilizzare il digitale, quindi dotare la pubblica amministrazione di strumenti, connessioni che migliorino la qualità del lavoro sia all'interno degli uffici che all'esterno, quando appunto il dipendente si trova al di fuori dei propri uffici. È una sfida però da cogliere soprattutto per migliorare il sistema paese, perché accedere ai servizi della pubblica amministrazione attraverso lo smartphone, quindi una semplicissima app, consente al cittadino di riacquistare fiducia nei confronti della pubblica amministrazione e consente alla pubblica amministrazione di dimostrare quanto efficace possa essere il proprio lavoro e quindi la risposta alle necessità e alle aspettative, ai desiderata di sviluppo che ovviamente hanno tutti i cittadini e il nostro paese.